È arrivato a Riyadh il presidente yemenita Abdur Rabbu Mansur Hadi, fuggito mercoledì sera via mare da Aden nel sud del paese. Il suo viaggio prosegue alla volta di Sharm el Sheikh in Egitto, dove questo fine settimana è in programma il vertice della Lega Araba. Nuovi raid aerei sono stati compiuti a Sana'a contro le postazioni dei ribelli sciiti Houthi, da caccia della coalizione di paesi arabi guidati dall'Arabia Saudita per fermare la loro avanzata verso Aden nel sud del paese. Il presidente Barack Obama ha autorizzato supporto dal punto di vista logistico in materia di intelligence, ha fatto sapere la Casa Bianca. Nell'ambito dell'offensiva, Riyadh ha dispiegato una forza di 100 aerei da caccia e 150.000 soldati, oltre a unità navali. Appena conclusi i bombardamenti, è previsto un intervento di terra di un contingente multinazionale a guida egiziana e saudita, che entrerebbe in campo per indebolire i ribelli sciiti. Assalamu alaikum. Non ci sono piani in questa fase per le operazioni delle forze di terra, ma in caso di necessità le forze di terra saudite e quelle degli alleati sono pronte a respingere qualunque aggressione. L'attacco trascina la regione in un grande conflitto, ammoniscono furiosi gli sciiti. I bombardamenti sono un passo pericoloso che peggiorerà la crisi, ha avvertito l'Iran, che ha chiesto di fermarli.